allenatori, vi invito da venerdì 28 gennaio qui sul canale a seguire la mia nuova serie di leggende Pokémon Arceus e quindi segnatevelo sul calendario, io vi aspetto per riavventurarci nella vasta, selvaggia, incontaminata natura della regione di Sinnoh. O forse dovrei dire Isui. E dopo aver spacchettato la nuovissima collezione premium di Vaporeon V, oggi è il turno di Flareon! Le tre nuovissime collezioni premium VMAX stanno riscuotendo un successo fuori dal comune. L'idea di fare una collezione con all'interno due alternative art è geniale! Ricordo che ci sono le scorte limitate, potete acquistare ancora queste collezioni su federicstore.it, trovate il link qui sotto in descrizione. E se volete che apra anche la collezione Jolteon, che aspettate? Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, è fondamentale! Federic ora vi augura una buona visione! Collezione veramente fiammeggiante, quella di Flareon VMAX. Io personalmente l'ho già detto, le adoro, sono fantastiche. C'è, ma che gli volete dire? Una più bella dell'altra. A mio parere Flareon VMAX, una spanna sopra, con questo contrasto che fa sul cielo azzurro. Adoro i contrasti, lo sapete. E voi? Quale preferite? Ricordo di commentare qui sotto scrivendomi una recensione, perché lo sapete, si presentano sempre troppo bene. Queste rifiniture sono incredibili. Qui abbiamo il back con Flareon, bellissimo. Con una forza da vendere, Flareon getta benzina sul fuoco della tua lotta. Questo inarrestabile Pokémon colpisce in maniera esplosiva proprio quando serve. Immagina la sua rapidità e l'intensità dei Pokémon di tipo fuoco, combinate con un'evoluzione unica nel suo genere. Il risultato? Un Pokémon fatto apposta per vincere ogni lotta. Alza la temperatura della tua raccolta con Flareon VMAX. E come sempre, questo che leggete qui è il contenuto. Veramente nulla da dire per questa splendida collezione. Anche la spilla è stupenda. Che dite? Apriamo? Era impossibile da aprire. Mai visto una collezione così dura. E visto che questo set va a concludere evoluzioni eteree con le Evolution, 5 bustine in omaggio le aggiungo io oggi. 7 di evoluzioni eteree, 2 di colpo fusione e una di fiamme oscure. Il codice è per voi. Qui abbiamo la magnifica spilla, veramente di un altro livello. Guardate qui, con le fiamme. Sembra una medaglia. Stupenda. Ovviamente spilla con rilievo, con il retro dorato. E adesso partiamo con la B. B Alternative di Flareon, in questa reggia antica. Bellissimo, ragazzi. L'ambientazione sì, ricorda un antico castello o comunque un'ambientazione molto vintage, vedete? Stupendo questo Flareon che probabilmente ha acceso lui il fuoco oppure sta andando vicino adesso per scaldarsi. A libera interpretazione. Sembra quasi la casa di un esploratore, no? Colpo singolo, ovviamente attacco 20, nulla di che, mentre torre ustionante... Non male perché brucia l'avversario. E niente ragazzi, la carta è la numero 179 ed ha un buon pregio, ovvero l'artwork. Per il resto nulla di che, non molto potente purtroppo. Guardate che bella, ve la mostro più da vicino. Stupenda. Tiè, queste carte dovete per forza averle in collezione, eh? Anche perché queste collezioni con il tempo sono destinate a salire di prezzo sempre di più, fidatevi di me. Bellissima, la trovate su Federic Store. E poi abbiamo lei,
Flareon VMAX. Potete vedere la sua grandezza in confronto all'Exeggutor in primo piano. Bellissima ragazzi questa carta, con Dina Deflagrazione, mamma mia, 100 per. Devo prendermi le ferie solo per leggere questo nome. Scarta le prime 5 carte del tuo mazzo. Questo attacco infligge 100 danni per ogni carta energia che è scartata in questo modo. Ecco, questa carta di Flareon, ragazzi, è veramente devastante. E ve lo posso assicurare. Potete studiarvi un mazzo divertente di solo energie fuoco. E più scartate e più infligge. Raga, vi posso assicurare che è fuori di testa. Cioè, è veramente fuori di testa. Troppo forte come attacco, veramente troppo forte. Wow, per non parlare della sua bellezza. La sua bellezza mette paura. Con questo sfondo blu. Forse lei è veramente la più forte delle tre? Chi lo sa, chi lo sa. La numero 180 di Sword and Shield, promozionale. Mamma mia. Non so, a primo impatto mi sembra molto forte. Poi non è che mi sono informato, ma leggendo l'attacco sembra un po' come il vecchio Typhlosion. Ci avevo fatto anche un mazzo ai tempi. Bella, bellissima. Io consiglio sempre di preordinare queste collezioni. Addirittura i primi che hanno preordinato queste collezioni ai tempi su Frederick Store le avevano pagate 34 euro. Adesso stanno già a più di 60 euro. Io consiglio sempre di preordinare le cose, ragazzi, perché le pagate molto meno. E questa è la carta gigante. Andiamo ora a spacchettarci evoluzioni eteree e speriamo sempre in questo Rayquaza VMAX Special Art, che ricordo stiamo cercando ormai da tanto tempo. Ok? Ricordo che se dovessimo sentire il ruvido in evoluzioni eteree, iniziamo particolarmente a gasarci. Bergamite, Nikit, Lilip, Energia Metallo, Grinta di Liris, Zwillius. Ultimamente non mi sta andando parecchio di fortuna con le carte italiane, E Pinsir. Invece con le carte in giapponese mi è andata di super fortuna. Ho registrato un video che poi vedrete nei prossimi giorni e vi posso assicurare è fuori di testa. Forse uno dei migliori video sul canale. Vedrete, arriverà proprio a breve. Prossima settimana, prima di iniziare Leggende Pokémon Arceus, perché ricordo che il 28 gennaio inizieremo intorno alle ore 14 sul canale Leggende Pokémon Arceus e niente, che spero ovviamente giocherete insieme a me. Vai, codicino tutto per voi. Ma quanti codici vi regala il buon Federic? Dai, dai, fammi grattare un po'. Fammi sentire un po' di questo ruvido. Voglio sculare questo Espeon VMAX. Espeon VMAX sarebbe tanta roba. Mamma mia, mi manca. Oh, Glaceon. Ho Sylveon. Adesso Flareon. Vaporeon. Umbreon. Mi manca Espeon. Magari ragazzi, magari. Vediamo un po' come va. Codicino per voi. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Niente, oggi lo sculo Federic, raga. Dai. Dai. Fammi trovare qualcosa in queste collezioni, che mi è stato detto essere molto sfortunate. Anche se nella collezione di Vaporeon ho trovato il mondo, De Shiftry. Effettivamente ieri ho avuto particolarmente fortuna. Dai, almeno un alternative. Regalamela, no? Una. Codice? Gratta? Dai. Dai. Oh, c'è qualcuno che me la sta a lanciare, C'è qualcuno da qualche parte che me la sta proprio lanciando, signori. Cinciu. Fletchling. Energia elettro. Bicchieri di scambio. Braviari. Fluffy. Deino. E Drampa. Non fa per me. Devo spacchettare astri lucenti il 25 febbraio. Speriamo che almeno lì un po' di fortuna caschi dal cielo. Astri lucenti su Frederick Store sta ottenendo veramente tanti, e dico tanti, preordini. Per non rischiare di rimanere senza, o rischiare che il prezzo insomma aumenti, preordinate ragazzi, preordinate.
Siamo in un periodo storico dove la roba Pokémon, se la volete a basso prezzo, va preordinata prima. Crastor, Trolli, Bergamite e Talonflame. Alla fine il collezionismo è anche non farsi scappare le occasioni. Appena potete, piazza del preordine. Ultima bustina di evoluzioni etere per ora. Malissimo, raga. Non ho trovato nulla. Nulla di nulla. Dai. Per favore. Un'alternative. Litleo. Lotad. Teddiursa. Kyogre. Energia lotta. Hypno. Vigoroth. Lombre. Bagon. E Flapple, no. Attenzione, abbiamo ancora colpo fusione che nasconde Espeon VMAX. Vediamo. Fiamme oscure, magari un bel Charizard. Perché no? 1, 2, 3, 4. 1, 2. Si va alla fine direttamente. 1, 2. Abbiamo un Relicant e Gotitel. Niente. Per ora molto male. Ti prego, colpo fusione. Dammi questo Espeon. Codicino. Dammi questo Espeon. Fammi grattare. Fammi grattare un po'. Colpo fusione, please. Dai. Dai. Garbodor e Toxtricity Holo. Mannaggia, oh. Ultima busta! Mo mi arrabbio, eh. Mia delusione è al massimo. Si trova niente, eh. Ah, qua c'è qualcosa. Qua c'è qualcosa, ragazzi. Qua c'è qualcosa di molto interessante. Molto. Ho sentito del ruvido. Fai che sia Espeon, per favore. Fai che all'ultimo mi fai pullare una cosa incredibile. O anche un bel Mew VMAX Alternative, perché no? Ragazzi, pregate, pregate per me. Lasciate un mi piace subito. Ricordo, iscrivetevi a sto canale che dobbiamo arrivare a 1 milione di iscritti. Non ce la faremo mai se non mi date una mano. Vediamo. Allora, vista così, potrebbe essere tranquillamente una V. Alternative, però ragazzi, temo che sia VMAX. Chandelure VMAX. Comunque un bellissimo artwork di Egawa. Questa è veramente molto bella come artwork, signori. Almeno qualcosa l'abbiamo trovato, eh. Veramente molto bella sta carta, eh. Veramente bellissima. Wow. Incredibile. Guardate qui che colori. Ma poi Chandelure è un Pokémon che adoro. Bella. Bella, 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 bella. Altre due bustine. Non sono soddisfatto. Lo so, allenatori, qui entra in gioco la ludopatia, ma quando spacchetti e trovi solo Chandelure, un po' ci sono rimasto male, quindi mi spacchetto altre due bustine. Capiamo se c'ho ancora un po' di sculo, oppure è il caso di finire questo video e di non farci male al portafoglio ancora. Ultima! Vediamo. Codicino per voi. Virizion. No, 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 no. Non è giornata, basta. Allenatori, per questo video è tutto. Un bel mi piace, un commento, l'iscrizione. Ci vediamo con la collezione di Jolteon, sperando di essere un po' più fortunati. 12 bustine, una sola VMAX. Malissimo, ma attenzione perché nel box giapponese che arriverà nei prossimi giorni, ho trovato una cosa fuori di testa. In descrizione trovate tutti i link, Discord, Telegram, Federic Store, qualsiasi cosa, mi trovate ovunque anche su TikTok e Instagram. Ciao e al prossimo video. Bacini.